breve, no, il buffet no, però la, questa parte sì, breve, poi dopo abbiamo più tempo. Volevo solo salutare il sindaco e il presidente della provincia di Mantova, Beniamino Morselli, che poi dirà qualcosa alla fine, c'è Don Gianni, c'è il direttore di dipendenza di Mantova, Marco degli Esposti, con la dottoressa Fontana. Avevamo invitato il direttore sottosanitario della TS di Mantova, Renzo Boscaini, che però non è riuscito a venire per impegni precedenti. Vi ricordo che dopo il buffet c'è uno spettacolo alle 8.30 al Teatro di San Giorgio. Ci vogliono 46 minuti per arrivare. No, scherziamo. Al Teatro di San Giorgio c'è comunque uno spettacolo molto bello con una compagnia bresciana che è Teatrinitas. E do subito la parola al presidente della cooperativa di Bessemo, Lorenzo Catelli. Grazie mille. Benvenuti a tutti. Sono molto contento di fare questa inaugurazione, perché questa è una storia che secondo me ha molto significato sia per molti soggetti che spero di ricordare tutti nei ringraziamenti che cercherò di brevemente di descrivere quello che è accaduto in questi 3 anni, perché il fatto che la cooperativa di Bessemo sia arrivata a predisporre come comunità questa struttura qua è nato nel 2014, quando Maurizio della cooperativa Porta Aperta ci aveva contattato, ed è il suo comando, ci aveva contattato per segnalarci la necessità, l'opportunità di intervenire rispetto a una cooperativa Porta Aperta in una comunità storica del Mantovano, la comunità Pelagallo, che era situata appunto a Corte Pelagallo, qua vicino a Roncoferraro, e che aveva una serie di problemi per poter continuare ad operare. La nostra cooperativa è una cooperativa, siamo una cooperativa storica bresciana, per cui su Mantova non avevamo mai avuto dei servizi, delle realtà operative, insomma, però ci siamo così messi coinvolti assieme a Porta Aperta, assieme alle cooperative del Solco Mantova, e abbiamo cercato così di cercare delle soluzioni. È stato difficile, perché ci abbiamo impiegato appunto 3 anni a trovare delle soluzioni. Non è ancora finita, ma sicuramente questo è un passo, diciamo, significativo, importante, concreto, di quanto la collaborazione fra cooperative diverse, fra realtà diverse del mondo del sociale, possa comunque raggiungere obiettivi anche ambiziosi. La nostra cooperativa, con questa scelta di voler collaborare appunto e venire sul territorio di Mantova, è nata questa scelta sì dalla volontà di dare una mano, ma anche perché appunto il nostro scopo fondamentale come cooperativa è quello di promuovere, rendere sostanzialmente fruibili, esigibili i diritti di cura dei cittadini che hanno problematiche legate all'uso di sostanze, al consumo di sostanze legali, sostanze illegali, e questo è, diciamo, la motivazione che ci spinge da più di 40 anni a lavorare, a continuare a lavorare nel mondo delle dipendenze. Gestiamo prevalentemente comunità residenziali sui territori delle province di Brescia, di Bergamo e di Cremona, adesso anche di Mantova, ma seguendo un po' il nostro scopo non è soltanto quello di occuparci di gestire comunità, ma anche di lavorare in termini di prevenzione all'interno delle scuole, di lavorare in tutti gli ambienti in cui ci siano situazioni appunto di problematiche legate alle sostanze. Quindi lavoriamo anche nella riduzione del danno nelle città più grosse, nelle zone centrali di Brescia, di Bergamo, di Cremona e anche in altri territori come Valcamonica, Crema e così via. Lavoriamo appunto in vari territori in termini di prevenzione, lavoriamo all'interno delle carceri di Brescia, di Bergamo, di Cremona e anche di Mantova da qualche mese. Lavoriamo nel mondo della notte, sia per quanto riguarda l'ambito della prostituzione, sia per quanto riguarda il mondo del divertimento, quindi i colleghi che lavorano nelle occasioni in cui appunto ci sono questi eventi. La nostra cooperativa appunto ha cercato di collaborare per dar continuità all'esperienza di Pelagallo sul territorio di Mantova, ma abbiamo anche l'ambizione sostanzialmente, perché questo è un passaggio importante, ma è
uno dei passi che abbiamo comunque in programma, nel senso che è chiaro che la nostra ambizione, la nostra volontà è quella di portare anche sulla città di Mantova, sul territorio di Mantova, tutta una serie di attività legate alla riduzione del danno, alla riduzione dei rischi nell'ambito della prevenzione, e in particolare qua in questa comunità abbiamo la necessità e l'impegno di creare anche uno spazio che oggi non c'è ancora, uno spazio, un laboratorio, uno spazio che noi chiamiamo ergoterapico, all'interno del quale le persone inserite in comunità possono svolgere delle attività, possono recuperare, diciamo, alcune competenze professionali, alcune competenze anche trasversali legate alla possibilità che alla fine del percorso abbiano maggiori opportunità e possibilità di rientrare nel mondo del lavoro. Vado a concludere. Volevo, l'ho detto all'inizio, non penso di riuscire a ringraziare tutte le persone coinvolte. Volevo ringraziare in particolare Eurocani, che è una persona che segue il patrimonio della diocesi, della Curia di Mantova, poi magari uso termini imprecisi, ma e che, perché questa struttura era di proprietà appunto della diocesi di Mantova, dell'Istituto Sostentamento del Clero. Anche loro come Istituto Sostentamento hanno collaborato a questo progetto, perché appunto ci sono venuti incontro in tutti i modi per poter rendere fattibile questo progetto, e quindi un ringraziamento forte anche a loro. Un ringraziamento forte va a tutte le persone anche della cooperativa che in questi anni hanno creato le condizioni perché questo progetto possa realizzarsi, quindi tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, perché è un progetto molto faticoso, molto ambizioso, e quindi un ringraziamento va anche a loro, anche agli ingegneri che hanno sistemato così bene la struttura, Danesi e Menapace sono i nostri ingegneri, quindi ringrazio Maurizio che è stato il primo che ci ha creato questo collegamento, ringrazio tutte le persone del Solco Mantova, in particolare Marina Cavalieri che era una presidente al tempo, e Goldoni, si chiama Paolo, che assieme con noi ci hanno seguito, anche la cooperativa Al Cenero, in particolare Marco De Petri, che assieme con noi ha aiutato la cooperativa Porta Aperta a dare continuità alla propria opera, alla propria storia, e che ancora adesso sta seguendo le attività appunto della cooperativa. Spero di non aver dimenticato nessuno, se ho dimenticato qualcuno perdonatemi, e passo la parola a Giovanni Paglini, responsabile della comunità. Grazie. Non nascondo una certa emozione, perché come diceva Giovanni è stato un lavoro lungo, iniziato sì 3 anni fa, e per noi oggi è un giro di boa, nel senso che tanto lavoro per arrivare a San Giorgio, da qui in poi abbiamo da curare dei percorsi, abbiamo da vivere su un territorio, come diceva anche prima il sindaco, sempre integrati in quella che è la vita del comune di San Giorgio. E proprio per tagliare anche questa emozione ho voluto scrivere qualcosa per non perdere dei pezzi che comunque ritengo importanti. Quindi, prima di tutto, e mi scuso, anch'io parto con dei ringraziamenti, no? Queste occasioni sono fatte anche per questo. Ringrazio tutti quanti per la vostra presenza, che dimostra comunque interesse, curiosità e affetto. Un ringraziamento alle istituzioni presenti, che rappresentano il nostro territorio e che per il territorio le persone che lo abitano lavorano tutti i giorni. Personalmente, per la mia storia, devo e voglio ringraziare prima di tutti, e mi scuseranno i presenti, la mia cooperativa, la cooperativa di Bessimo, la sua dirigenza attuale e passata dopo le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione nel maggio dell'anno scorso, perché ha sostenuto e scelto la possibilità di acquisire un ramo d'azienda della cooperativa sociale Porta Aperta, la ex comunità Pelagallo. Un lavoro di 3 anni che ha portato al 1° ottobre 2016 al passaggio effettivo sotto la cooperativa di Bessimo. Insomma, è stato un lavoro che ha messo in campo un impegno di valori, di professionalità, ma anche un impegno economico che ha portato obbligatoriamente alla scelta di aprire una nuova struttura che oggi inauguriamo a Casella di San Giorgio.
dopo che anche dal terremoto 2012 molti spazi alla Pellagallo non erano più usufruibili e per l'accreditamento non potevamo più rimanere. Un impegno che ha riunito i rappresentanti istituzionali della Cooperativa di Bessimo, il Consorzio Solfumantova, di cui Porta Aperta fa parte, i rappresentanti di Cooperativa Mantova, Cooperativa Brescia e dei vari responsabili di settore della Cooperativa di Bessimo, che si sono alternati in più momenti per rendere l'acquisizione un processo coordinato e teso al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale e di ospitalità per i nostri utenti. Per cui adesso parto con una carrellata di ringraziamenti. A Giovanni Zoccatelli, presidente, al direttore della cooperativa, Achille Ravizza, che oggi è tornato al suo incarico di responsabile presso la comunità di Pontevico, responsabile dei servizi sociosanitari, Marco Dotti e la sua vice, Moira Scuri, la responsabile delle risorse umane, Grazia Ardesi, e l'ufficio paga, Silvia Bonizzi, responsabile dell'amministrazione, Loretta Scalia, e della contabilità, Roberta Chiarlini, che è sempre nei miei pensieri a fine mese, perché devo rendicontare. E devo dire che i primi mesi qui per mettere a posto e dare ai ragazzi quello che serviva mi rendo conto che pagherò prima. Il responsabile della sicurezza Nicola Danesi, che ho tanto stressato anche durante gli ultimi momenti per l'apertura della struttura. Il responsabile dell'ufficio accoglienza legale Alberto Letti e i suoi collaboratori Maria Garatti e Cosetta Lardi. Il responsabile sistema qualità, sistema informativo, comunicazione, fundraising, forse ce n'è qualcun altro, Guido, me lo dirai, Guido Bertelli. Grazie. E il suo assistente Francesco. Il responsabile dell'ufficio anagrafe Diego Cogliandro, il responsabile della segreteria Claudio Pizzioni e Branca Kovacevic, il responsabile dello sviluppo Gabriella Ferrandoli, con cui stiamo studiando le azioni da portare qua sul territorio. E tutti i responsabili e coordinatori dei servizi delle altre comunità, per il calore e la professionalità con cui ci hanno. Devo anche ringraziare chi si è adoperato a vario titolo per permettere questa nostra evoluzione e quindi il servizio di vigilanza e accreditamento della TS di Mantova, Regione Lombardia, il Comune di San Giorgio, gli assessori, la Giunta, il Sindaco, per l'accoglienza che ci hanno riservato. Anch'io devo ringraziare gli ingegneri Stefano Menapace ed Elena Danesi, prima per il monitoraggio della Pellagallo, con tempi molto stretti, e soprattutto poi per aver creato questa struttura. E anche le ditte che hanno fatto i lavori, soprattutto gli operai che abbiamo imparato a conoscere, sono stati veramente bravi, sono stati anche nei tempi stabili. Un ringraziamento dovuto va ai miei colleghi e agli ospiti presenti in comunità che hanno subito e gestito il traumatico evento di un trasloco e non è stato semplice traslocare con 14 persone con dei percorsi in atto. Devo ringraziare anche per il lavoro che hanno fatto loro per permetterci di entrare, come molto banale, dipingere i termosifoni, le ringhiere, pulire. Voglio ringraziare anche le comunità di Bessimo, di Gabbianeta e Manervio che hanno prestato i mezzi di trasporto e anche le ospiti della comunità di Gottolengo che sono venuti qui a darci una mano per pulire la struttura. Quindi, dal 24 agosto del 2017 viviamo tutti i giorni nella frazione di Caselle di San Giorgio, in via Caselle al civico 28, e ci occupiamo di dipendenza da sostanza. La tossicodipendenza è una malattia che compromette la qualità della vita attraverso modalità comportamentali disfunzionali che l'individuo adotta per far fronte a situazioni problematiche che non riesce a gestire. La continuità dell'uso, che causa dipendenza, porta a ledere la situazione psicofisica, relazionale, sociale ed economica dell'individuo. La tossicodipendenza, caratterizzata dal craving, è la sostituzione della dipendenza, che con insieme di relazioni valoriali, affettive, che sono funzionali ad ogni persona, con una dimensione artificiale, per cui scatta la tossicodipendenza. Questa è una definizione che il nostro staff ha elaborato durante un laboratorio di formazione condotto a Concese con la dottoressa Elisabetta Bianchi. Quindi è il nostro pensiero su come intendiamo la tossicodipendenza. Parlare e presentare un servizio per la cura delle dipendenze non è facile e raccontarlo non è semplice nel momento in cui, come operatori, e cittadini siamo consapevoli di cosa significa essere dipendenti da una sostanza o da un modo di vivere.
di cosa comporta nelle famiglie la presenza di un congiunto che incontra una dipendenza e di tutti i risvolti sociali, penali e legali che derivano da tale problematica. Parlare di un servizio per la cura delle dipendenze non è semplice perché spesso incontriamo prima i luoghi comuni, gli stereotipi e i pregiudizi che ci incontrano gli utenti che noi accogliamo. In realtà noi accogliamo persone, accogliamo storie, speranze e fallimenti. Noi accogliamo delle tipiche vicende umane. La comunità di San Giorgio è accreditata per la Regione Lombardia per 18 posti e accoglie un'utenza maschile con problematiche legate alla dipendenza a sostanze stupefacenti, alcol e poliassuntori, inviati dai servizi specialistici di dipendenza, in affidamento ai servizi sociali o con limitazione della libertà da parte dell'autorità giudiziaria. Il programma terapeutico, che dura un massimo di 36 mesi, è modulato sulle situazioni individuali, perché crediamo di principio che il protagonista del percorso, l'attore principale, debba essere la persona. All'equipe multidisciplinare, con responsabili del sottoscritto, educatori professionali, psicoterapeuta e una supervisora allo staff, spetta il compito, o meglio anche il tentativo, di riordinare i tasselli della persona, quelli che la persona ci porta e quelli che i servizi ci presentano. Un lavoro propedeutico a ridare fiducia nei propri mezzi, tornando a dialogare con il mondo esterno nella maniera più sana possibile. All'equipe spetta il compito di creare un ambiente fatto di relazioni significative e libere, fatto di esperienze, dando grande spazio alla riflessione rispetto al credere, cioè alla possibilità di riprendere l'uso della sostanza e alla ricaduta, nell'ottica di esplicitare le difficoltà relative al problema della dipendenza, senza negarlo, nasconderlo, ma al contrario facendolo divenire un oggetto di lavoro terapeutico. Per fare questo, il nostro lavoro non può prescindere da una stretta collaborazione con i servizi invianti e i servizi dei territori, pubblici e privati, in un lavoro di rete quotidiano che si traduce nel sostegno alla persona, in una presa in carico globale delle sue necessità di cura e di vita. E questo si realizza attraverso un lavoro educativo quotidiano con lo svolgimento di mansioni e responsabilità all'interno della struttura. I ragazzi cucinano, si occupano della sanificazione degli ambienti e poi vi sono altre serie di lavori che facciamo nell'interno. Poi, come diceva Giovanni, stiamo vedendo come costruire un laboratorio. E quindi questo ci permette di andare a tentare a ricomporre quelle che sono le relazioni significative con gli amici, con i parenti, con le famiglie, con l'accesso ai servizi, corsi di formazione lavorativa, inserimenti lavorativi e poi tante, tante altre pratiche amministrative. Detto così, con queste parole, sembra molto semplice e immediato, ma purtroppo la realtà non è questa. Accettare un percorso comunitario significa rimettere in gioco la propria persona a tutto tondo. Significa riprendersi in mano le proprie responsabilità e sperimentare nuovi approcci alla vita. Per cui capita che i percorsi si inceppino, falliscano, rallentino o raggiungano obiettivi minimi che comunque hanno un valore perché hanno semplicemente dato sollievo a quella persona. Al contrario, ci sono percorsi dove l'alleanza terapeutica e il lavoro quotidiano ha permesso alla persona di rientrare sul suo territorio riprendendo il suo percorso di vita. Concludendo, nel rinnovare comunque un grande ringraziamento nei vostri confronti per la vostra presenza, a nome mio e del mio staff, per cui voglio citare la vice responsabile Angela Zucchi, gli educatori Ivan Melandri, Nicola Compagnoni, Elisa Gazzi, Valentina Androvandi, Nadia Scoccozza, il nostro psicoterapeuta Riccardo Tranquilli e la nostra supervisora Daniela Baciga. Desidero leggervi, ho letto fino adesso, continuare a leggere. Quello che per noi è la definizione di cura, che è quello che facciamo faticosamente e quotidianamente a San Giorgio. Anche questa definizione è il frutto di un lavoro collettivo del nostro staff. Per noi la cura è accogliere le persone in un contesto accogliente. L'equipe e le persone che accogliamo lavorano su sperimentazioni, in bilico tra successi e insuccessi, attraverso un percorso individualizzato e di processo, definendo i ruoli, gli obiettivi, anche fluidi e minimi.
e lavorano sulle frustrazioni e ansie che quotidianamente possono ricomporsi per ripartire con l'esperienza della trasformazione. Le regole, l'etica dell'operatore, la mission e la vision della cooperativa indicano la strada e l'orizzonte del lavoro quotidiano, guidano il processo, le azioni e le scelte di tutti gli attori. Esiste però la deroga a tutto questo, ma esiste dove lo staff e la persona che noi accogliamo si riconoscono reciprocamente nel patto terapeutico. Grazie. Finiamo il giro di maschietti con Beniamino Morselli nella doppia veste di Sindaco San Giorgio, che ci fa mezz'oretta e poi un'altra mezz'oretta invece in qualità di presidente della provincia di Mantova. Buonasera a tutti, rassicuro subito che i tempi non saranno assolutamente questi. Il mio vuole essere solo un saluto prima di tutto a tutti voi, alla cooperativa Vessimo, al presidente, a tutti i suoi collaboratori. E a tutti voi appunto che siete presenti questa sera. Lo faccio prima di tutto nella veste di sindaco, perché siamo nel territorio di San Giorgio, siamo in una piccola frazione, ahimè ancora un po' staccata dal resto del paese a causa lavori del ponte, come si diceva prima, ma quanto prima insomma dovremmo aver sistemato anche questo. Però ecco, parte da voi, voglio dire, ci ricordavamo prima i tempi, non ci sono 3 anni, e devo dire che facendo l'amministratore ci capita di poter programmare degli interventi, ma poi magari non riuscire a realizzare neanche nei tempi che sono stati indicati. Io credo che con il lavoro che si è fatto qua, il tempo sia stato usato in modo molto, molto corretto, molto ben fatto. Perché non era semplice, prima di tutto, cioè intanto garantire l'operato di una comunità che direi storica sul nostro territorio, qua faccio anche uno sguardo da presidente della provincia, c'è una realtà storica presente in un'altra località, ma che ha svolto un servizio per la comunità in tutti questi anni sicuramente significativo e molto importante. Quindi, il fatto di poter salvaguardare questa comunità, questa attività, spostandola anche all'interno del nostro territorio, ecco, questo ci fa ulteriormente piacere. Dicevo prima in una dichiarazione alla televisione che l'inserimento di questa comunità, che ha gli scopi che Giovanni ci ha benissimo più illustrato prima nel suo intervento, credo che per la nostra comunità, inteso in senso lato come comune, rappresenti un valore aggiunto. Tra le cose, tra le mansioni che questa grande cooperativa, perché sono leggendo un po' anche i numeri delle comunità che voi gestite, dei vari servizi che voi date, io credo che questo possa rappresentare anche un valore aggiunto appunto per la nostra comunità. La possibilità di vederci, di collaborare insieme sia come amministrazione su vari settori, perché anche nel nostro territorio, per esempio, penso ai temi del bullismo, penso ai temi di qualche problema di carattere, magari ai ragazzi, che riguardano i ragazzi. Giovanni sa, perché ha collaborato con noi in altri momenti, allora come cooperativo Porto Aperto, dell'intervento che facciamo alcuni anni fa con operatori di strada, insomma, e i risultati anche che riuscimmo a ottenere. Quindi credo che ci sia veramente la possibilità di poter lavorare e anche collaborare insieme. Da parte nostra, da parte del comune, degli assessori e degli addetti dei servizi, credo possiate aspettarvi tranquillamente ampie disponibilità, perché quello che si potrà fare insieme sicuramente ci vedrà accanto a voi. Una delle cose che ci chiedevamo era questo inserimento di una nuova comunità all'interno di una piccola realtà, piccola intesa anche come comune, perché non è che siamo grandissimi, ma anche all'interno di una piccola comunità come quella di Casello, cosa poteva significare? Credo che abbia significato solo positività, nel senso che so che siete stati accolti in modo molto positivo anche dagli abitanti della frazione, quindi credo che già questo sia un segno anche della
così dal tipo di rapporto che si vuole instaurare. Quindi da parte nostra vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, siamo certi che riuscirete ad ottenere grandi risultati, così come siete già riusciti anche nelle altre attività a poter ottenere. Credo che qua abbiate fatto veramente un grandissimo lavoro. Quando sono entrato non ho assolutamente riconosciuto quelli che erano gli ambienti, quando ci capitava di frequentare qualche volta, quando erano, perché questo stabile ha visto passare almeno 4 gestioni di ristoranti, vado a memoria, ma credo che più o meno 3 o 4 siano stati. Insomma, quindi, a parte queste 2 sale, che erano le sale da pranzo, credo che il resto grosso modo sia non ho ancora visitato, ma già dall'ingresso credo che questo abbia subito una trasformazione notevole, ma credo che non solo una trasformazione degli spazi, ma anche una trasformazione esatto. Quindi tanti auguri e sono certo che riuscirete a ottenere grandissimi risultati. Grazie. Avevamo pensato alla ragazza immagine della cooperativa di Decimo, ma non l'abbiamo ancora individuata, anche se siamo a maggioranza femminile, quindi sarebbe una bella gara. E allora abbiamo portato Daniela Peraboli, che è qui per noi è responsabile dell'area di sviluppo, ma è anche presidente del CEA, il coordinamento degli enti ausiliari della Lombardia, e quindi farà un saluto in rappresentanza appunto al coordinamento degli enti ausiliari. Sì, siamo ultime, ma come sempre le donne devono fare sempre cose di più, no? Cioè io ho 3 cappelli, mi viene da dire, in questo momento, per cui sia come ricerca e sviluppo, perché ho visto dei bellissimi semi per cui ti sono stati dati, credo che seminare sia una cosa buona, quindi prendendo anche le parole del sindaco, senz'altro quello che raccoglieremo saranno delle cose senz'altro buone, quindi bello il discorso dei semi. Il cappello, quindi adesso mi tolgo il cappello dal sviluppo della cooperativa e mi metto quello di presidente CEAL. Che cos'è il CEAL? Il CEAL è un coordinamento che rappresenta ad oggi un coordinamento di 35 enti sull'area delle dipendenze. È un coordinamento, oltre viene definito un coordinamento sindacale, quello che interloquisce con la Regione Lombardia, con la parte tecnica, ma anche con la parte politica rispetto al tema delle dipendenze, quindi un rapporto continuo con Regione Lombardia. Uno degli obiettivi che abbiamo in questo momento è anche di riuscire anche a interloquire con i futuri, quali saranno il presidente di Regione Lombardia, ma per portare il tema delle dipendenze in tema proprio in tema di risorse, in tema di stigma, anche perché comunque la dipendenza ancora all'interno del nostro sistema è un sistema, è un, proprio un interesse di stigma, di valori, la persona che usa sostanze è quella che se l'è cercata, quindi perché dobbiamo curare. Spesso sono questi discorsi che a volte io ho sentito in Regione Lombardia, e quindi come cerco da portare la nostra professionalità, la professionalità degli operatori, la professionalità di tutti gli operatori che insieme a noi comunque proprio per lavoro di rete, che come diceva prima anche il responsabile della comunità, è fondamentale. Quindi io vi porto davvero il saluto di tutti gli altri 35 enti che aderiscono al CEAL, che gestiscono non solo comunità terapeutiche, sono circa 1500 posti che questi colleghi comunque gestiscono insieme alla cooperativa di Decimo, ma anche servizi ambulatoriali, servizi di riduzione del danno, di prevenzione, e i temi che comunque, ripeto, sono sempre molto all'ordine del giorno, ma che purtroppo spesso la politica, ma anche i nostri decisori politici, faticano a sentire, proprio perché c'è quel mondo di una dipendenza e di trasformazione che è continuamente in atto. Quindi sempre di più il nostro sforzo, che attraverso anche il confronto con gli enti, è di continuare a essere attenti a questa trasformazione che continuamente noi sappiamo, per chi vive in questo momento in comunità terapeutica, ma sui territori, è continuamente in forte trasformazione. Per cui auguri a Giovanni, auguri da parte di 35 enti che portano davvero il loro sostegno, sarà l'occasione anche poi di incontro nei tavoli di lavoro. Grazie. Abbiamo concluso praticamente con 2 saluti molto veloci di 2 persone che abbiamo invitato ma non riuscivano a intervenire. Ci legge Gabriella il saluto di, ecco, il terzo cappello, esatto.
ci legge il saluto di Riccardo De Facci, che è vicepresidente del coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza. Le comunità in Italia sono raggruppate in sistemi diversi. Quello a cui noi aderiamo è storico, c'era anche prima che cominciassi io a lavorare, quindi per dire da quanto c'è, per capire c'è, ne fa parte Comunità Nuova di Milano, c'è quella di Don Ciotti, il gruppo Abele, prima che Don Ciotti si occupasse di Libera e delle mafie, quindi un coordinamento storico di gruppi iniziato negli anni 70, CNCA, trovate anche il sito internet, il vicepresidente Riccardo De Facci, che è anche un nostro amico, manda un saluto che legge Gabriella. E anche Porta Aperta partecipa. Certo, sì, sì. Porta Aperta ha conosciuto la cooperativa di Bessimo attraverso questo coordinamento del CNCA. Ciao carissimi amici di Bessimo, in particolare a Gabri, Giovanni, Guido e tutti voi. Mi sarebbe piaciuto molto stasera essere lì con voi all'inizio di questa nuova avventura, perché mi sarebbe piaciuto approfittare per confrontarmi sul lavoro che state facendo e su come il cambiamento dei fenomeni e dei bisogni conseguenti sta interrogando il nostro sistema di accoglienza, di cura e di risposta. Confrontarsi sulle risposte che proviamo a costruire, gli investimenti che facciamo economici, di competenze, di valore, di innovazione, di bellezza e di luoghi di cura. Domande che cambiano, storie sempre più complesse, articolate e difficili, ma anche storie che aspettano un ascolto vero, un'attenzione reale per svoltare, per riprendere una possibilità, per trovare e scrivere destini infausti. Io so che ci siete. Una scommessa questa che condividiamo da anni, che ci si vede pensare, riflettere, cambiare insieme sia nel CEAL che nel CNCA, che con collaborazioni che abbiamo sviluppato, la Chiarella, le unità mobili, il progetto Tratti, i progetti europei e il carcere. Stasera tra i miei due bimbi influenzati che vivono dall'altra parte della regione, Ponte Tresa, vicino a Lugano, mi pretendono, per chi mi conosce, dopo essere stato lunedì a Roma, mercoledì a Torino e tutta la settimana in giro, era veramente troppo. Ho anche bisogno io di loro per ritrovare il senso di tutte queste corse. Vi auguro davvero molto futuro e percorsi sempre più adeguati e un numero di persone aiutate sempre maggiore. Con una certezza che pur in momenti difficili, complessi, pieni di cambiamento, so che alcuni di voi ci saranno a riflettere insieme, sempre a fianco tra servizi che evolvono, territori da rivitalizzare, persone sia da accogliere e politiche da cambiare. Un caldo abbraccio e buona inaugurazione sia come presidente del CNCA che come presidente degli Amici di Lotta contro la Marginazione. Termina con una citazione. È inutile dire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due, quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e a quelle a cui le persone riescono a cancellare le città o ne sono cancellate. Italo Calvino. La nostra scelta, come CNCA, è stare in quei luoghi delle città, là, perché nessuno ne venga cancellato e io so che da là saremo insieme. Ultimo saluto, un'altra amica della cooperativa che è Valeria Negrini, presidente di Federsolidarietà regionale della Lombardia, lo legge Giovanni Giocatelli. Allora, caro presidente, care operatrici e cooperatori, non potendo essere con voi sabato 20 gennaio all'inaugurazione della nuova comunità San Giorgio, affido il mio saluto a questa breve mail. È sempre motivo di gioia e anche di orgoglio per me in questo ruolo di presidente di Feder Solidarietà sapere che una cooperativa sociale ha avviato una nuova attività e un nuovo servizio. Per voi, cooperativa di Bessimo, che avete alle spalle ormai più di 40 anni di vita e di storia, è anche segno della capacità di mantenere alta l'attenzione ai bisogni delle persone e della vitalità imprenditoriale che vi spinge a non accontentarvi di quel tanto che già state facendo, ma a ricercare e realizzare nuove proposte e nuove opportunità per garantire a soggetti fragili una cura attenta, un'occasione di riscatto, una possibilità di immaginare un futuro diverso e migliore. Finalità facili da scrivere, complicate e difficili da realizzare, come voi tutti ben sapete, ma che ritrovano i progetti che la cooperativa di Bessimo sta portando avanti. Dalle diverse tipologie di comunità, ai servizi di accompagnamento e riduzione del danno, dall'housing sociale al lavoro dentro e fuori il carcere, dalle attività occupazionali ai laboratori. Così com'è altrettanto facile a dirsi e più faticoso a farsi,
il fatto che tutte le attività e le progettualità sono portate avanti garantendo lo spirito e i valori cooperativi, che significa partecipazione dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici, coinvolgimento e protagonismo delle persone seguite, formazione continua per il personale, capacità di prestare attenzione al contesto esterno sia sociale che economico, sapere interpretare e rielaborare le sollecitazioni, le opportunità, i rischi che derivano dal continuo cambiamento nel quale le cooperative devono operare. E quindi anche un grazie a quello che vorrei che aggiungesse con queste mie brevi parole. Grazie a tutti voi per l'impegno, la passione, la competenza che hanno fatto della cooperativa di Bessimo quasi una istituzione nel settore delle dipendenze e che vi ha permesso di essere riconosciuti e apprezzati nel nostro territorio come in quello delle altre province nelle quali operate da tempo. Un operare cooperativo la cui cifra autentica è quella della solidarietà, dell'accoglienza, della disponibilità all'ascolto, dell'attenzione verso le persone più fragili o in difficoltà, della collaborazione con altri, di un intraprendere che non massimizza il profitto, ma la partecipazione e la capacità dei propri soci e lavoratori per realizzare al meglio quel mandato sancito dall'articolo 1 della legge 381, che rappresenta ancora oggi, e forse più che mai, una sfida, un traguardo da raggiungere, un impegno da concretizzare, condividendone la fatica ma anche la responsabilità, l'onore e la gioia di essere chiamati a realizzarlo. Un abbraccio forte e buona festa. Grazie. La buona notizia è che abbiamo finito con i saluti degli amici, con gli interventi. Quella triste è che chiudere una pizzeria per aprire una comunità terapeutica mi dà un grande dispiacere, ma così è. E volevamo prendere un nastro per fare il taglio del nastro per l'inaugurazione, ma Giovanni e lo staff e i ragazzi non erano d'accordo di stare nel cortile dal 24 agosto al 20 gennaio e quindi sono già dentro, quindi il nastro non va bene, ma abbiamo la benedizione, quella la possiamo fare molto volentieri. Buonasera a tutti, sono qui a nome del nostro vescovo, non ho potuto essere presente perché siamo nella settimana ecumenica di preghiera per l'unità dei cristiani, quindi a Felonica dove c'è l'incontro con la chiesa valdese, la preghiera, e mi è incaricato di portare il suo saluto, il suo incoraggiamento, apprezzamento, i suoi auguri proprio per questa attività, perché c'è anche Don Gianni, che è il parroco, che è un po' responsabile pastorale della carità della diocesi, della pastorale della carità, c'è una comunione come se e che lui fosse qui al mio posto. Ecco, siamo qui per un momento di benedizione, che non è un gesto magico, c'è l'acqua, la memoria del nostro battesimo, la memoria che Dio è padre, noi siamo figli, quindi il benedire, il dire bene di Dio è il dire il suo amore su tutti, soprattutto sulle persone più fragili e su tutte le persone che si impegnano a favore delle persone che sono in difficoltà. Per questo diciamo la preghiera dei figli e dei fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, tu hai creato l'uomo tua immagine, lo hai dotato dei beni di natura e di grazia per innalzarlo alla gioia senza fine. Oggi tu ci dai la gioia di inaugurare quest'opera destinata a promuovere la vita di tante persone. Fai che quanti usufruiranno o serviranno quest'opera ricerchino sempre il vero e il bene, sperimentino ogni giorno il conforto della tua provvidenza e siano ricolmi della tua benedizione. A te gloria, onore e benedizione per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su questi ambienti, soprattutto sulle persone che lo frequenteranno e sui progetti che sono a servizio del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.